Io credo che il ruolo del paziente sia importantissimo perché il paziente ha un punto di vista privilegiato che deve essere rappresentato nel percorso regolatorio e nel percorso di accesso ai farmaci. Il paziente Eupati è un paziente esperto perché è importante che il coinvolgimento dei pazienti e il loro punto di vista parta da una comprensione generale e globale di quello che sono di quello che è il ciclo di vita del farmaco, che è un ciclo abbastanza complicato e le cui dinamiche vanno apprezzate e percepite nella maniera giusta proprio per poter dare poi il contributo giusto. Quindi diciamo, lei pensa che questa figura di questo paziente esperto in ricerca e sviluppo del farmaco possa poi essere consultato dalle varie tavoli di lavoro che l'AIFA promuove e che apre anche ai pazienti, no, ultimamente? AIFA crede che sia importante supportare questo tipo di preparazione e è importante proprio per poter attingere a un contributo che sia esperto, preparato e di conoscenza. E quindi in questo senso il paziente Eupati rappresenta un esempio di un paziente che ha una conoscenza trasversale di tutti quelli che sono gli aspetti legati al ciclo di vita del farmaco.